Buon salve ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a giocare finalmente con la prima arma del raid. Sto parlando dell'automatico oracolo spericolato. Prima di iniziare a vedere l'arma però voglio farvi vedere quante armi nuove raga ho. Tra me e Raika ne abbiamo veramente un casino. Quindi scriveteci qua sotto nei commenti quali sono le prossime armi che volete vedere. Considerate che Raika sta registrando, penso in questo momento, il video sul cannone portatile, che uscirà comunque nei prossimi giorni. Detto questo, andiamo subito a vedere l'arma. Oracolo spericolato automatico da 720 colpi al minuto che ho droppato con proiettili a calibro elevato, che quindi fanno flinciare un casino i nemici. Mulligan, perché praticamente inutile considerando che ha un caricatore da 50 colpi. E fanfarone, che è il vero perk utile di quest'arma, che essenzialmente funziona come furia, solamente che si stacca appunto slot da 5 e il corpo a corpo vi stacca tutti e 5 gli slot. Prodigio sulla maneggevolezza, che non porto avanti perché altrimenti divento povero con i nuclei e credetemi che l'arma non ne ha bisogno. E ho infilato anche un calcio controbilanciatore che mi diminuisce il rinculo dell'arma. Inoltre ho messo anche un caricatore potenziato per fucili automatici sulle braccia, quindi l'arma non dovrebbe veramente avere problemi. Ok, partita già iniziata, vediamo cosa riusciamo a fare. Mappa nuova che fa veramente cagare, raga, tutta storta. Ok, iniziamo subito bene. Non vi nascondo che, ragazzi, questa è una delle poche armi che ultimamente mi ha stupito per quanto riguarda Destiny, perché è un'arma veramente particolare. Essendo comunque un 720 colpi al minuto, quindi un automatico assolutamente ad alta cadenza, generalmente uno potrebbe pensare che si tratti di un automatico che predilige le corte distanze. E invece mi sono trovato veramente a giocare con un'arma che si trova nettamente meglio dalle medie lunghe distanze, sia per il mirino sia per le statistiche in generale. A dire la verità, la prima volta che ho provato quest'arma, devo dire che sono stato un po' incerto, perché appunto aspettandomi un automatico che predigeresse le corte distanze, letteralmente mi faceva cagare. Però poi, facendoci qualche partita, mi sono reso conto che raga l'arma è veramente valida. Essenzialmente quello che dicevo prima riguardo le armi ad alta cadenza in relazione alla distanza da cui vanno usate è principalmente legato al rinculo, perché essenzialmente se un'arma ha una cadenza molto alta, in pratica avrà anche un rinculo abbastanza alto. Per il semplice fatto che sparando tanti proiettili il rinculo potrà essere anche il più regolare possibile, però rimarrà comunque abbastanza alto. E invece devo dire che questo rinculo, pur non essendo bassissimo, infatti ci ho dovuto mettere calcio contro bilanciatore, non è per niente male, perché alla fine riesce a agganciare bene i bersagli da distanze un pochino più lunghe, non da queste distanze assolutamente. E diciamo che quindi, avendo la gittata e avendo il mirino, che è quello che maggiormente mi costringeva a giocare dalle lunghe distanze, tanto fanfarone raga quando si attiva un botto male. Dicevo, devo dire che con questo rinculo e con questo mirino mi sono trovato abbastanza bene. Anzi, veramente molto bene. Adesso però andiamo a fare un po' di kill di super gentilmente. Crepi? Gentilissimo. Li colgo come mele dall'albero, raga. Io ora mi dovete spiegare, momento sfoga la mano, non me ne frega niente, come cazzo fanno a mettere un fusione che shotta da queste distanze? Guarda, dai raga, non è possibile, cioè non è veramente possibile che riesca a shottare da una distanza così cazzo grande. Quella era una distanza quasi da cecchino, raga, non è possibile, dai, su. Dopo questa partita di merda, con il cazzo di coso di merda, tu mi droppi l'alchimia sanguigna. Ok raga, penso che avete visto poco di quest'ultima partita. Comunque ho fatto 21 kill, 233, non male, giusto poche kill. Vediamo nella seconda partita cosa riusciamo a fare, sperando di non incontrare un tumore coerentil. E quindi ecco, andiamo a vedere l'arma come si comporta. E tutto ciò, Shax gli è presa la fissa di supremazia, raga. Mo esce solo supremazia in mix classico.
Madonna, che culo. Ok, dai. Allora, ecco, da queste distanze non dovete fare mare, fai quello che ho. Italiano, per favore. Da queste distanze non dovete fare quello che ho appena fatto, ovvero pushare come dei dannati. Perché da vicino ragazzi mi fa veramente fatica, soprattutto a causa del mirino. Essendo infatti questo un mirino fisico, quindi un mirino rigido e soprattutto un mirino abbastanza, che zooma abbastanza, mannaggia il body block. Ammazzate, utilissimi. Dicevo, essendo questo un mirino fisico, un mirino che zooma comunque abbastanza, viene abbastanza difficile giocare dalle corte distanze. Ovviamente anche a distanze tipo queste, magari challengeare un cecchino potrebbe essere rischioso. Però da medie distanze, non come questa, che non è una media distanza. Dicevo, dalle medie distanze l'arma, raga, se la cava veramente veramente molto bene. E il problema qual è? Che in un meta come questo, in cui prediligono i ricognizioni, la gente gioca maggiormente con armi da lunghe distanze, ovvero ricognizioni, impulsi, cecchini addirittura qualcuno. Piccola parentesi, ho provato a giocare qualche partita col cecchino, raga. Cioè, se becchi ricognizione contro è inutilizzabile. Chiusa piccola parentesi, lo vedremo poi magari in un video di un cecchino specifico. Questo che arma c'ha? Ah, ok, un'arma che uccide da dietro ai muri, capisco. Dicevo, è vero che proiettili a calibro elevato mi aiuta parecchio in questo caso, perché comunque fa flinciare veramente tanto, soprattutto essendo questa un'arma ad alta cadenza, è normale che il flinch ci sia. In più appunto con proiettili a calibro elevato raggiunge distanze abissali, non distanze, quantità magari. Sì, conte, cioè guarda, guarda che infame. Che recuperi mozzafiato, perché ho fatto il trionfo. Recupera 3 sigilli alleati in una vita. Ragazzi, sono OP. Però diciamo che l'arma in generale è buona, perché è buona come automatico. Nel senso, essendo, possiamo anche dire, un archetipo quasi nuovo, ovvero il 720, che si può utilizzare delle lunghe distanze. Vai. Dicevo, essendo un 720 che comunque si riesce ad utilizzare da distanze un po' più lunghe, sicuramente come archetipo di automatico è molto buono. Il problema è appunto che in un meta del genere, in confronto a impulsi, corpo, sì, corpo a corpo, beh, impulsi, ricognizioni, cecchini e robe varie, riesce a far poco. In ogni caso, se droppate quest'arma, vi consiglio di farci qualche partita, perché come ho già detto, non è facile abituarci, sì? Generalmente però potrebbe capitare un'arma fatta per bene. Penso poteste scoprire un'arma che vi piace. Ecco, porca miseria, guarda quel fucile se mi ammazzava. Proviamo a fare un giro qua. Bello sto sbarramento, mi è piaciuto. Particolare, diciamo, eh. No, tu non mi rompere il cazzo. Lo sapevo, cioè io la stavo rimirata e nel frattempo quello usciva, tipo... Non lo so, un Gollum lì che era pronto col suo fusioncino a spararmi in culo. Addio pesanti. Tu le vorresti andare a prendere, ma non penso che le prenderai. Invece le ha prese. Come cazzo ha fatto? Ah già, è vero. Mi dimentico, raga, mi dimentico ogni volta che le pesanti adesso sono condivise. Cosa intelligente. Che però mi dimentico ogni volta. Crepa, crepa. Ok, c'ho fanfarone per due. Fusione. Fusione. Questa partita mi hanno ucciso due persone: il tipo con la mitragliatrice che uccide tra i muri e il fusione. Che non è il tipo col fusione, è un'altra cosa il fusione. È una cosa a parte, cioè un essere vivente a parte. C'ho 30 secondi per fare la super. Dimmi che c'è gente, dimmi che c'è gente. Ma baffa. Beh, raga, ho giocato bene. 33-275 ci sta. Ci sta veramente per un automatico, ci sta veramente, due sigilli recuperati. Quindi ragazzi, questo era l'oracolo spericolato. Come vi ho detto, raga, ho un botto di armi nuove da provare. Quindi scrivetene qua sotto nei commenti quale arma volete vedere nei prossimi video. Detto questo, vi direi che se il video vi è piaciuto, lasciate like, commentate e condividetelo di tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la tantissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook come ogni video. Vi lasciamo qua sotto in descrizione anche da bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! Siamo la tua salvezza.